Silvia, perché non mostra i figli sui social? Melissa Sato ospite a Verissimo oggi pomeriggio su Canale 5, va in onda una nuova puntata di Verissimo. Oltre alla tanto attesa intervista di Silvia Toffanino ad Adriano Celentano, in studio ci sarà anche Melissa Satta. L'ex velina di Striscia la Notizia, finalmente ha rotto il silenzio sul ritorno di Fiamma col marito Kevin Prince Boateng. Ha ammesso che dopo la separazione la sua vita è stata tutta in salita, infatti non è stato molto semplice dare una seconda possibilità al noto calciatore della Fiorentina. Ma per il bene del loro figlio Maddox di 5 anni, e per l'intera famiglia, la ragazza lo ha perdonato. Una famiglia che molto presto potrebbe allargarsi visto che i due hanno deciso di mettere al mondo un figlio, il terzo per lo sportivo visto che dall'ex moglie Jennifer ha avuto il primogenito Jermaine. Continua dopo la foto, Melissa Satta Verissimo. Melissa Satta e il dolore per il matrimonio finito. Un momento di distacco può servire per riordinare le idee. La cosa importante è risolvere il problema e capire se si può andare avanti, ah. Dichiarato Melissa Satta nel salotto di Verissimo. Poi l'ex velina di Striscia la Notizia ha parlato di quando si era lasciata col marito Kevin Prince, ribadendo di non aver avuto altre storie durante l'allontanamento. La fine del matrimonio l'ho vissuta come un fallimento. Una cosa che non vorresti mai. Dopo un anno, abbiamo recuperato. Non posso garantire che tutto sarà perfetto, però un domani potrò dire di averci provato, almeno per nostro figlio. I giovani di oggi devono riflettere sull'importanza di tenere unita la famiglia. Stare insieme è un sacrificio e un compromesso. Verissimo. La Satta parla di Boateng e della volontà di avere un altro figlio nel corso. La lunga intervista nel programma del sabato pomeriggio condotto da Silvia Toffanin, l'ex velina Melissa ha detto questo sul sacrificio fatto nei confronti del marito. Io per Kevin ho fatto molti sacrifici. Ci siamo trasferiti in Germania per il suo lavoro e lì abbiamo avuto nostro figlio. Ero completamente sola. Verso la famiglia mi ha permesso di andare avanti. E facendo intendere di voler allargare la loro famiglia, la Satta ha concluso così la intervista a Verissimo. Oggi sono felice e serena. Un altro figlio ci sarà, vorrei che Maddox avesse un fratellino, ma con calma, c'è tempo.